Almeni ha omaggiato Massimo Bottura, chef dell'Osteria Francescana di Modena, ristorante premiato come migliore al mondo con la bandiera tricolore. Si è aperto con l'inno nazionale, la Due Giorni del Gusto, che vede protagonisti a Rimini, sotto al tendone del Circo 8 e mezzo, 24 chef stellati internazionali capitanati proprio dal campione del mondo Bottura, poi filmati e applausi in un ambiente quasi da stadio. Il tema del food per Stefano Bonaccini ci insegna come aprirsi al mondo. Siamo la regione con 43 prodotti GP e DOP sul tetto d'Europa, non d'Italia. Dobbiamo puntare sulla qualità, sull'eccellenza, e questa manifestazione, questo tendone da circo è una risposta straordinaria di un territorio, Rimini, che ha una vocazione di apertura al mondo, è ciò che l'ha resa grande, più forte, più ricca, ed è un'apertura al mondo stamattina celebrata da chi sul tetto del mondo poche ore fa. Insomma, da modenese devo dire con l'amico Massimo Bottura ho ottenuto un risultato che credo ne faccia di lui uno dei più straordinari ambasciatori che l'Emilia Romagna può vantare in tutto il mondo. No, non ho smaltito i festeggiamenti, voglio festeggiare anche oggi, domani e dopodomani, ammette raggiante Massimo Bottura, che raccoglie applausi a scena aperta, un appuntamento, quello con Almeni ormai consolidato, di grande richiamo. Ma l'Italia evoca i suoi giacimenti culturali, paesaggistici, ambientali, di enogastronomia, i suoi grandi talenti, poi non riesce mai a costruire un prodotto culturale, turistico, metterli insieme. Rimini è questa terra qua, da qua parte la Via Emilia, dal ponte romano di Pietra d'Istria, dal ponte di Tiberio, e da questa Via Emilia, dal cuore d'Italia, scivolano i prodotti di questa terra, le IGP, il culatello, l'aceto balsamico, il parmigiano reggiano, si ritrovano in un tendone fellinesco davanti al Grand Hotel con le mani, Almeni, la poesia di Tonino Guerra, e le mani dei grandi chef del mondo con i nostri chef e con Massimo Bottura. Questo vuol dire costruire non solo un'emozione, una suggestione, ma mettere in filiera tutte le attività che abbiamo,